sta per entrare adesso invece una protagonista dei nostri giorni che con la fiction, che Dio ci aiuti, sarà di nuovo con noi in prima serata, tra pochissimi giorni. Bella da tutti i punti di vista, Francesca Chillemi. Ciao! Benvenuta! Grazie! Non bello abbracciare, niente! No, però possiamo usare le parole. Bello essere qua, grazie. Sono contenta, sono contenta che tu sia venuta perché io inseguo donne come te che secondo me hanno qualcosa da dire a tante donne che non hanno abbastanza stima in loro stesse. Invece attraverso il tuo percorso noi possiamo vedere che, a parte il fatto che lei è bellissima, ragazzi, guardate che è meravigliosa, è proprio bella. E da donna mi piace tanto sottolineare la bellezza di altre donne. Guarda che anche tu lo sei, io lo dico, tanto sì. Lo sapete pure voi, insomma. Siamo due belle donne. Ecco, no? Va. Grazie. Allora, stai per tornare di nuovo con una nuova serie dove vesti i panni della nostra simpaticissima Azzurra, a cui siamo tutti personalmente Stanno molto con affezionati. Un sacco di novità. Lo sì. So perché io ho visto la prima puntata. Anteprima. E quindi non ci racconti tutto, però, perché tutto non posso. Un po' sono preoccupati, secondo me. Cioè, ho postato qualche foto sui social e c'ho un look particolare quest'anno, quindi molti fan mi hanno scritto: no, ma Azzurra, ma cosa? Invece, ragazzi, fidatevi, guardatelo perché è veramente divertente questo. È divertente perché uno non se l'aspetta. No, anche... Ma raccontiamo come ci sei finita dentro a questo ruolo. Come ci sono finita all'inizio. All'inizio, diversi anni fa. Racconto proprio quando sono andata a fare la mia audition. Il provino. Allora, io andai per un altro ruolo, totalmente diverso, che era poi quello un po' più grande rispetto al mio personaggio nella prima stagione. E però quando stavo studiando le scene per quell'altro ruolo, interagivo con Azzurra e mentre sì, io dicevo, mi piace questo personaggio. Poi andai a fare il provino e il regista, Francesco Vicario, disse no, mi sa che ti voglio vedere per l'altro ruolo, sai quando attrai? No? E quindi alla fine è Azzurra che ha scelto te. È Azzurra che ha scelto me, sì. Forse sì. E non riusciamo più a distinguervi perché siete un po' cresciute insieme. No, io mi sento molto diversa da Azzurra in realtà, io Francesca. Sì? Beh sì. Cosa le hai dato di te ad Azzurra? Ma sicuramente qualcosa di mio, di tante cose mie un po' ce le ho messe. Nel senso che Azzurra forse inizialmente doveva essere un personaggio un po' più di rottura, meno fragile, quindi... Questa fragilità io gliel'ho voluta dare, diciamo, in un certo senso, perché secondo me non esistono persone senza fragilità. E quindi questo sì. L'ho messo, l'ha resa anche un po' umana, perché è facile scrivere un personaggio fuori dalle righe, no? Certo. Però non è umano. Invece Azzurra è molto umana, perché è una ragazza che ha subito e come dire... passato diverse cose nella altro propria che, vita. E tra poco le raccontiamo. Prima però mi interessa raccontare il tuo percorso. Mm-hmm. Perché a un certo punto arriva Azzurra ed è un po' la svolta per entrare nel cuore del grande pubblico italiano. Ma tu già di cose ne avevi fatte. E allora tu hai vinto Miss Italia nel 2003, se non sbaglio. 2003? Giusto? Sono passati? No, una cosetta. Però tantissimi anni. Non so se ti ricorderai queste tue primissime prove, performance. Una di attrice e l'altra di piccola star della televisione. Oddio, ce li hai? La prima. Allora, buonasera. Buonasera. Francesca, di chi parliamo? Buonasera. Sono una coppia, si chiamano Giselda e Temistocle. Come si chiamano? Giselda. Giselda e Temistocle, due nomi diffusissimi. Proprio. Vi siete cercati con il lanternino. Giselda e Temistocle, aspetti. Vengono da Roma. Vengono da Roma. E volevano dedicare questo ballo praticamente ai loro nipotini. Sì. E praticamente lui come professione, lei è una casalinga e lui sì. Un pescivendolo. Sì. E sono raccomandati sì. Da un aspirante concorrente che si hanno conosciuto ai provini. Vediamo. Me lo ricordo.
ricordo quel video. E sono passati tanti anni. Sì, i raccomandati con Carlo Conti. Con Carlo, sì, e quella è stata la prima, come dire, opportunità che mi è stata data. Ecco, che effetto ti fa? Avevo appena finito Miss Italia, ancora prima di finire Carlo mi ha detto ti va di far i raccomandati con me, sono stata la sua prima Miss, no? Lui ha fatto Miss Italia sì. Per un po' di anni, io sono stata la prima. Ma a sbaglio parlate due lingue diverse, tu e quella francese? È vero, lì. L'hai sentito anche tu. Tantissimo, infatti non riesco a sentirmi, io, veramente, parliamo la stessa lingua. E non finisce qui, la tua partecipazione a Un Medico in Famiglia. Sandwich? Sì, davvero che ti porto? Ho visto della pizza buonissima, ti va? No, grazie, io vado subito via. Ero passata a salutare Leonora, ma adesso ho un altro appuntamento. Come un altro appuntamento? Sì. Noi in Inghilterra, quando facevamo le merende così in giardino, poi si andava tutti a mangiare la pizza insieme, italiana. Allora ti trovavi bene? Bene, benissimo. Lì è il mio mondo. Sai, altra gente, altre libertà. Lasciamo stare. Cosa ti ricordi? Ma che c'avevo in testa? Azzurra che direbbe. Che doveva cambiare parrucchiere, direi. Ciccio lì che ci prova in tutti i modi a fare colpo su di te, si inventa anche un'esperienza a Londra che non ha mai fatto. Quello è stato il primo ruolo che ho avuto come attrice, no? Io comunque avevo partecipato a Miss Italia perché il mio sogno era quello di far l'attrice. Sì. E durante l'anno di Miss Italia, infatti io là ero ancora una Miss in carica, nel senso, non era finito, quindi stavo ancora con la corona, lo scettro in giro per l'Italia. Allora, quello è stato il primo lavoro che mi ha fatto capire che comunque era questo che volevo fare, l'attrice. Anche quando poi ho fatto raccomandati, è stata una bella esperienza, ma io mi sentivo un po' fuori luogo in quel ruolo là. Nel senso che a me piace stare sul set. E questo sogno l'hai coronato? L'ho coronato, sì. Poi spero di continuare a coronarlo e di certo. Poter, come dire, interpretare tanti più ruoli diversi e questo è quello che si augura. Ma questo lavoro è bello proprio per questo, perché puoi scoprire un sacco di personalità che poi sono dentro di te, no? A proposito di set, sul set di Che Dio ci aiuti c'è una tua amica, ma anche collega mm-hmm. di lavoro, che ha qualcosa da dirti, ha un problema con te. Ha un problema con te. Ops, forse ho capito. Francesca Chillemi è molto birichina, perché quando c'è un mio primo piano, mi stanno sistemando, lei mi tira i capelli, così io mi deconcentro, litighiamo ovviamente in maniera scherzosa e faccio male la scena. Questo è quello che succede praticamente tutti i giorni, però Franci ti voglio bene lo stesso, lo sai, tu lo sai. Meno male che ci sei Diana su questo set, veramente. Non che gli altri, però io con Diana mi diverto, cioè ci facciamo un sacco di dispetti. Lei fa la finta santa, ma non lo è. La scintilla come è scoccata fra di voi, perché siete molto amiche nella vita. Sì, no, perché poi alla fine a me, io mi trovo sempre con le persone, cioè, ci sono le persone con cui vai più d'accordo certo. E altre meno, e Diana è una di quelle. Come lo è stata Laura, come lo è stata Miriam Dalmazio, come lo sono state un po' di persone che sono passate anche su Che Dio ci aiuti. Dove sei anche cresciuta, anche come donna? E il personaggio di Azzurra, lo accennavamo poco fa, di prove ne ha superate veramente tante. Sì. Cioè, dietro a quest'aria di leggerezza e di ironia, in realtà le fragilità che tu hai messo dentro questo personaggio sono poi servite anche per umanizzarla e nel superare certe prove anche per renderla più credibile agli occhi di tutti. Finalmente eri riuscita a coronare il tuo sogno d'amore con Guido e invece anche lì niente. È sfumata questa possibilità quasi subito perché sei rimasta vedova, hai perso entrambi, però prima di arrivare a quel momento tutto quel sentimento che è cresciuto nel tempo noi l'abbiamo voluto sintetizzare nel prossimo video che ti dedichiamo in quanto Azzurra. Io vuoi ancora dopo quello che ti ho detto? No. Io ti vorrò per sempre. Soprattutto per quello che mi hai detto.
Azzurra, azzurra. Ci avete fatto sognare. Questo mi com'è fa... che si fa? Così? Così. Oh! Qui in alto non riesco, quindi nessuno mi sposerà mai. Così si fa. Come è trascorso questo anno così complicato? Come l'ho vissuta? L'ho vissuta con un grande senso di responsabilità, perché da subito ho capito che comunque non è una cosa che riguarda solo me e i miei bisogni, perché tutti soffriamo in questa situazione. Tutti abbiamo bisogno di condividere. Quando ci viene privato, cioè non possiamo farlo, soffriamo dentro. Però alla fine bisogna pure assumersi le responsabilità. Ci stiamo privando per comunque poterne uscire il prima possibile. Quindi diciamo che il senso di responsabilità io... vorrei vederlo in quante più persone possibile, perché più siamo responsabili, più non ne usciamo da questa situazione. Sei anche una mamma. Quanti anni ha adesso tua figlia Reina? Mia figlia ha quasi 5 anni. Come gliel'hai raccontato a lei cosa stava succedendo? Lei l'ha un po' capito, insomma, all'inizio guardavamo tanta televisione per capire i telegiornali, roba del genere, abbiamo iniziato poi dopo i primi 20 giorni a rifiutarlo, persino noi adulti, e lei deve aver un po' sentito, assimilato, e ogni tanto mi dice, mamma, ma questo virus è Monello. Ecco, per noi adulti già è un po' più facile rispettare le regole. I bambini hanno bisogno di stare con altri bambini, quindi diciamo che ho cercato di crearle una situazione insieme ad altri genitori per cui insieme sono protetti, però riescono a interagire tra di loro. Ecco. C'è una domanda che ti voglio fare in relazione alle foto che tu posti sui social. Sei molto attenta a non mostrare mai Reina? Sei una mamma anche in questo senso molto responsabile? Sì, sono una mamma responsabile con cui ho un partner responsabile, diciamo. Io faccio questo lavoro, lui ne fa uno totalmente diverso, io ho a che fare con la popolarità, lui no, e quindi per nostra figlia comunque è anche giusto che sarà, che sia lei un domani a decidere se vuol far parte di questo mondo oppure non vuol far parte di questo mondo. Detto questo, io non ho nulla con chi fa vedere la propria vita privata, eccetera eccetera. Quello che forse io farei è sempre un equilibrio tra le due cose, ecco. Allora, ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati, stiamo per svelare cosa succederà nella prima puntata di questa nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Che tra pochissimi giorni. Il 7 gennaio torna in prima serata e ragazzi, inizia proprio così. Godetevi Azzurra nella prima puntata. È inutile che guarda quelle scarpe. Lo so da me che sono orrende. Le ha scelte lei. Suor Angela, tutto bene? Sì, sì. Questa una volta era la mia stanza. Se queste mura potessero parlare. Moriremmo di noia. Ascolta, Azzurra, tra 2 giorni sarà il tuo postulato. È un momento molto importante. È sicura di essere pronta? Sì. A parte quella roba lì. Intendi gli abiti da suora? Magari. Le suore hanno il fascino della divisa. Vestiti da novizia sono soltanto orrendi. Ma Dio è grande, ama anche vestiti orrendi, no? Sì, e tu te li metterai, no? E ti metterai anche le scarpe, vero? Insomma, diventerà suora, Azzurra? E novizia, possiamo dire questo. Dice, per ora. Intanto iniziamo con novizia e dura da accettarlo. Per Azzurra in primis, poi non so da casa se lo accetteranno, però ragazzi, è bello come controsenso, ve lo posso dire. Suora rock and roll. Una suora proprio qui. Francesca Chillemi, a cui auguriamo un 2021 pieno di cose belle, di soddisfazioni. Grazie. Nel lavoro e nella vita. Grazie, grazie mille, di essere stata con noi. E guardateci! Certo che sì, lo faremo assolutamente, accomodati pure. Ciao.